Ciao Isotta, ben ritrovata perché ci siamo lasciati con un trionfo al Bianca da Ponte e è passato poco tempo, ma sono successe Ma tantissime cose. Che è successo in questo periodo? sono successe veramente, come hai detto, tantissime cose, soprattutto inaspettate. Mi sembra di vivere una fiaba. È quello che avevo sempre sognato fin da piccola. Sarò banale, però sono felicissima. Ecco, la cosa che mi viene di dire di più. Poi, ecco, ultimamente, anche dopo il Bianca da Ponte, che anche quello è super inaspettato, c'è stato il Musicultura, dove c'è stato il premio della critica, il premio AFI e poi vabbè, le varie aperture di concerto. Poi è una cosa che mi ha dato veramente tantissima soddisfazione perché è il riconoscimento più alto che un cantautore possa ricevere, è il Tenco, il premio Tenco. Io sono stata nella cinquina, quindi tra i primi cinque, per miglior album d'esordio. Poi ha vinto Dito nella Piaga. Però è stata una grande soddisfazione anche solo esserci, ecco lì. Comunque tantissimi, oltre a questi riconoscimenti, ha parlato anche dell'apertura dei concerti, apri i concerti di Simona Molinari, ma e sabato finalmente sarai anche a casa, però non più nei locali da dove hai cominciato, ma su un palcoscenico prima di un artista che ora è sulla cresta dell'onda in Italia, che è Madame. Esatto, mamma mia, anche quella veramente stata pazzesca. E poi a Siena, quindi pure meglio, ho già i miei amici che mi vengono a vedere, non vedo l'ora, ecco. E poi anche Simona Molinari, bravissima, cioè proprio un'artista con la maiuscola, e poi è una persona che sia professionalmente che umanamente è eccezionale. Anche in questi giorni ho avuto modo di conoscerla meglio, l'avevo conosciuta una volta all'Officina Pasolini ad aprile e già lì mi disse: "Dai, Isotta, complimenti, sono veramente felice tu apri i miei concerti", e le dissi: "Guarda Simona, se sei felice te, figurati io", che insomma. E quindi poi stracarina anche dietro alle quinte, che mi dà coraggio. Poi ecco, ho fatto la prima apertura giovedì scorso e poi gli ho aperto un altro concerto anche il sabato e lì che anche mangiamo insieme, tutta veramente simpaticissima, sono proprio contenta di tutto, anche a livello umano, ecco. Poi con la mia band è un rapporto meraviglioso, è proprio tutto perfetto. Anche progetti nuovi musicali, sono uscite anche altre canzoni. Ecco, ci possiamo avere qualche anticipazione in quello che Siena vedrà sul palco il No, prossimo 23 o è un segreto? sicuramente vi posso dire che farò Cripto Cornuta, che è la canzone che adesso è in promozione. E Cripto Cornuta è una canzone autobiografica. E cioè, quando noi ci innamoriamo, ci aspettiamo dall'altra persona che i sentimenti vengano ricambiati, ci aspettiamo trasparenza, sincerità. E Cripto Cornuta parla di quando queste sicurezze vengono a mancare. Parla, ecco, di un'esperienza che ho avuto che mi ha fatto veramente tanto male, però è stata molto feconda perché cioè, dovevo comunque fare i conti con me stessa e quindi ne devi per forza uscire, poi quindi è Sta andata. continuando quindi il tuo percorso un po' anche di introspezione che c'è un po' in tutte le canzoni, nel tuo progetto comunque è di questo album. Sì, esatto, cioè, è proprio un viaggio interiore, sì, dal bullismo che ho subito da piccola, dal puro viaggio interiore di io, dove che ti descrive la forza per andare oltre ai cliché, la nostalgia dell'infanzia, Indora Alice. Poi sono anche delle canzoni che non sono autobiografiche, dove però cerco di metterci comunque la mia esperienza, come per esempio Porno Romanza. Io non ho subito fortunatamente revenge porn, però ecco, ne parlo, è una storia che per esempio è nella scaletta di Simona Molinari, Sì, comunque è Porno. un tema molto attuale al giorno d'oggi, ecco. Sì.
Purtroppo sì. Sì, purtroppo sì. Così per concludere, che cosa ti aspetti sabato? Cioè, io mi ricordo la prima chiacchierata che abbiamo fatto, che poi vabbè, noi ci conosciamo da un po', e che andavi a suonare nei locali, con le tue band, che comunque avevi questo sogno nel cassetto, cioè, e praticamente è un esordio a casa alla fine, quello di sabato sul palco Sì, di Fortezza. praticamente è l'apertura di concerto più, diciamo, grande, no? Perché ci saranno più persone rispetto a tutti gli altri palchi, magari una volta con X Factor, l'audition, ho cantato davanti a tante persone, però probabilmente è il palco più grande, cioè più spettatori, e io mi aspetto probabilmente cioè, spero in un pubblico che ascolti. Ecco, un ascoltatore che ascolti davvero. E poi, ecco, mi aspetto di emozionarmi, di emozionare le persone che sono lì, compresi i musicisti. Da una parte non vedo l'ora, dall'altra ho una paura, sto cercando anche di farmi un po' coraggio, però No, ma mi hai già veramente detto benissimo. spero di divertirmi più che altro, di non pensare di portare la mia musica in un palco come Fortezza, che poi è anche casa mia. Quindi. E devo dirti una cosa, ora mi è venuto in mente un altro palco, tipo lo Sferisterio, no? Dove ho suonato per Musicultura, bellissimo. Però casa fa tutto un altro effetto. Cioè, è un'altra cosa, e devo dirti, ho più paura di suonare in casa piuttosto che fuori, perché ci sono persone che mi conoscono, anche l'Isotta non cantante, ma l'Isotta che va a fare la spesa anche, no? Quindi c'è Certo. più, ho più tensione, però bene così, cioè alla fine questo mestiere è anche questo, che se no non sarebbe niente, se non ci fosse paura, brividi e ansie. Anzi, forse è tutto. Sì, esatto, sì. Guarda, stavo entrando nel palco, in un palco che era verso, passato aprile così, e disse al pianista: guarda Mauro, ho una paura, ma come faccio? Sto tremando, cioè non riesco nemmeno a tenere il microfono in mano. E lui mi disse: guarda, è il bello di questo mestiere, se tu non tremassi, che lo fai a fare? E mi fece riflettere effettivamente. Ora tremo meno, sono emozionata, però riesco a. Perché dico, è bello, perché prima non accettando il fatto che tremassi, entravo nel pallone, no? E invece se so che tremare ci sta, perlomeno tremo, mi emoziono, però sono concentrata. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ci diamo Grazie. appuntamento fra un po' di tempo, perché secondo me ci saranno altre cose da raccontare. Tiriamo.